Stava piovendo quando lei la lasciò l'ufficio del suo terapista. Alzò il bavero del cappotto, si guardò intorno e corse alla fermata dell'autobus più vicina. Le persone si rannicchiavano nel piccolo spazio sotto il tetto, cercando di evitare di bagnarsi. Alcuni fortunati furono preparati e tirarono fuori i loro ombrelli. Lei la guardò il cielo. Le nuvole erano scure e pesanti e nulla suggeriva che la pioggia sarebbe cessata presto. Lei sospirò. I suoi tacchi alti erano fradici e il freddo le correva su e giù per tutto il corpo. Alcune persone guardavano con impazienza i loro telefoni cellulari e orologi, l'autobus era in ritardo. Il suo telefono squillò e con un grugnito lo tirò fuori dalla borsa. Numero sconosciuto. Elo? La voce dall'altra parte la sorprese. Leila? Ciao. È Ferit. Come stai? Bene. Come stai? Ferit Aslan era un bel ricordo d'infanzia. Ora è stato leggermente contaminato dal tentativo fallito di carriera nella musica. Grazie al cielo quella sciocchezza era dietro di lei. Anche bene. Ho una proposta per te. Potremmo incontrarci? Credo di sì. Dove? Che è questo bar che penso ti piacerà. Deren finì di mettersi il rossetto e ancora una volta si guardò con occhio critico. Non c'era un capello fuori posto, i suoi pantaloni di velluto nero le accentuavano piacevolmente i fianchi e il dolce vita di cashmere bianco la teneva calda. Fece un respiro profondo e chiuse gli occhi. È stato un giorno importante per lei. Bulut la stava portando a conoscere sua madre ed era nervosa. La loro relazione era ancora molto nuova, ma stavano facendo passi da gigante. Solo pochi giorni fa ha portato alcune delle sue cose a casa sua e anche lei aveva uno scaffale e uno spazio guardaroba a casa sua. Pronto? È entrato indossando un semplice maglione grigio e pantaloni khaki. Deren sorrise. Quando lo ha incontrato, era vestito per lavorare alla fattoria, con stivali di gomma sporchi e capelli spettinati. Poi lo ha visto in un completo e l'ha adorato. Ma questo stile urbano casual gli si adattava meglio. Sono. Sembri nervoso. Si avvicinò e le prese la mano. Sono. Voglio che piaccia a tua madre. Ti amerà. Vuole sempre il meglio per me e non c'è nessuno migliore di te. Qualche consiglio? A mia madre piace nutrire le persone. Nel momento in cui finisci dal tuo piatto, ti darà dei secondi. Se non vuoi lasciare il suo posto scoppiettante, mangia lentamente. Ha riso. Tamam. Dai. Si sta facendo tardi. Sanem si trovava sull'orlo della scogliera che dominava il parco. Il sole era alto all'orizzonte, gli animali si radunavano intorno alla pozza d'acqua e le nuvole bianche si muovevano lentamente nel cielo, sospinte dal vento gentile che le accarezzava braccia e gambe nude. Chiuse gli occhi e ascoltò. Cantava nell'erba alta e danzava intorno agli alberi. Il ruggito dell'ippopotamo ha spaventato lo stormo di uccelli e per il momento il battito di migliaia di ali ha invaso la zona. Sanem sorrise. Gli uccelli erano liberi. Per tutta la vita si era chiesta come fosse e ora finalmente lo sapeva. È stato meraviglioso. Sanem sentì minuscole goccioline d'acqua atterrarle sul viso e aprì gli occhi. Stava volando. Il terreno sotto di lei era di un verde lussureggiante, niente a che vedere con le erbe dorate dell'Africa. A destra vedeva montagne rocciose coperte qua e là dal verde. Uno di loro ha creato uno sfondo per la cascata più alta che avrebbe mai potuto immaginare. Era così alto, che l'acqua si dissipò in una nebbia prima di raggiungere il suo fondo. Gli arcobaleni apparivano e scomparivano più e più volte, mentre la nebbia abbracciava i piedi di questa montagna. Sanem rimase a bocca aperta. Allah ha prestato un po' di attenzione in più quando ha creato questo posto. Vide uno stormo di pappagalli volare sopra gli alberi e istintivamente li seguì. Erano colorati e rumorosi. Sanem. Un braccio forte le afferrò la vita. Qualcuno l'ha tirata indietro e l'ha fatta voltare. Agitò la mano davanti agli occhi, scacciando i resti del suo sogno ad occhi aperti. Ken? Sei quasi caduto.
Sanem si guardò alle spalle. Era pericolosamente vicina al bordo. Ops. Certo, ups. Cadi verso la morte, cosa dico ai tuoi genitori? La tua ultima parola è stata ups. La strinse a sé e le fece scorrere le dita tra i capelli. Dai. Adolor ci sta aspettando. La campanella suonò quando lei aprì la porta del caffè. Si guardò intorno e sorrise. Era stata qui con Sanem pochi giorni prima del matrimonio di sua sorella e si ricordava di aver ordinato un'insalata di chia. Nulla è cambiato, il posto era ancora accogliente e caldo, i tavoli davano privacy e comode sedie invitano al relax. Tè e caffè stavano preparando sul fornello nell'angolo e la diffusione di insalate e panini offerti era incredibile. Guardò il muro blu, quello con tutte le fotografie e le cartoline. Le sembrava che ce ne fossero di più adesso. Mio Dio, sei fradicio, il proprietario si avvicinò immediatamente a Leila. Indossava un lungo cardigan sopra un vestito estivo e delle pantofole. L'intero vestito sembrava molto fuori luogo, ma in qualche modo si adattava al suo se sovrappeso di oltre 70 anni. Vieni, siediti vicino ai fornelli, così puoi asciugarti. Grazie. La stufa era, molto convenientemente, vicino al muro blu, quindi mentre aspettava Ferit, lei la guardò bene le immagini. Ha sorriso quando ha notato un selfie di Sanem e Ken a Parigi. Sapeva che erano stati lì, ma doveva ancora vedere le fotografie. Sua sorella è stata molto difficile da contattare nelle ultime settimane. Il proprietario le ha portato una tazza di caffè e una ciotola di zuppa calda. Era delizioso e molto ricco, il che l'ha aiutata a riscaldarsi quasi immediatamente. Quando Ferit arrivò, si sentì di nuovo. E le sue scarpe erano asciutte. Leila, Merabba. Mise da parte l'ombrello. Le diede un bacio sulla guancia e le fece un gesto per il tè. Stai bene? È molto gentile, ma so di avere un aspetto orribile. Sono entrato dalla pioggia bagnato fradicio. Mi dispiace. Non ci ho pensato quando ho chiamato. Tuo marito non ti ha accompagnata? E via. Per affari. La bugia le rotolò via dalla lingua velocemente e senza esitazione. Vedo. Il proprietario gli mise davanti un bicchiere di tè e prese la tazza di Leila. Vorresti qualcos'altro, cara? Più caffè? Arrivo subito. La donna sorrise e li lasciò alla loro conversazione. Ho un'offerta per te. E allo stesso tempo voglio chiederti un favore. Ferit prese una busta e gliela diede. Ho bisogno di un cantante di supporto per un album che sto preparando. L'artista ha rifiutato tutti i miei suggerimenti, così ho iniziato a esaminare le demo. Ti hanno sentito e ora vogliono che tu canti il ritornello in due delle loro canzoni. Ferit, non credo proprio. Lei la mise da parte la busta senza aprirla. So che non vuoi intraprendere la carriera musicale, ma sono stato messo all'angolo. Minacciano di andarsene se non ti convinco. Per favore, Leila. Per amore dei vecchi tempi. Leila esitò. Ferit Aslan era il suo insegnante e un amico e sentiva di doverlo aiutare. Ma d'altra parte, Emre era gelosa di lui e non voleva creare altri problemi nel loro matrimonio. Salvo che... Ottimo. Ma sarà solo una volta e deve essere un segreto. Non voglio che nessuno lo sappia. Disse, portandosi il caffè alle labbra. Come vuoi. Ferit sorrise e annuì. Puoi venire nel mio studio domani mattina? Esamineremo i testi e proveremo prima di una vera registrazione in un paio di settimane. Più.